Abbiamo l'idea di un sistema universitario diffuso che incontra il territorio, mettiamola così. Oggi investiamo questo gioiello di famiglia del comune di Trapani, che è il Principe di Napoli. Nelle prossime settimane ci sarà un altro immobile che il comune di Trapani metterà a disposizione dell'università per potenziare l'offerta formativa in favore dei nostri giovani, in favore anche delle famiglie, per contenere spese ed esposizione, ma perché no, anche per fare dell'incoming da questo punto di vista, tant'è che tra i tanti corsi di alta formazione noi spingiamo adesso verso le scienze sanitarie, verso medicina. Quindi lab vaccinale? Sì, lab vaccinale verrà messo pure a disposizione dell'università, già c'è un mezzo accordo di massima. Ma l'idea è quella di potenziare la presenza dell'università che va incontro agli studenti, che va incontro alla domanda. Di contro noi ci aspettiamo che ci sia un aiuto non solo per formare i nostri giovani, non solo per mantenerli qui e farne arrivare di altri e creare prospettive anche di futuro, ma anche per darci una mano nel sistema sanitario. E dunque, quando insisto su medicina, non è perché la vellità dei tranchida di turno che ha portato non solo l'università a Trapani, adesso vuole anche pigliarsi la medaglietta di medicina, no, perché ritengo che questa parte della Sicilia occidentale, proprio nel cuore del Mediterraneo, può diventare anche un attrattore. Dunque in questa direzione noi vogliamo continuare a investire senza logiche di campanile. Per me, se anche gli altri colleghi del territorio della provincia di Trapani mettono a disposizione cioè le famiglie, si danno una mossa anche loro, come sicuramente faranno, ce n'è per tutti. Anzi, allarghiamo l'offerta formativa per i nostri giovani e facciamo più incoming, diciamo, universitario e formativo.